I mieli, quindi anche come cultura. E allora possiamo iniziare direttamente i lavori più tecnici, dopo i saluti. E a questo proposito mi permetto di salutarvi io con un momento musicale, non forse tanto allegro, ma che ci deve fare riflettere. A dire la verità sembrava quasi una marcia funebre, una nota di tristezza sulla sorte delle api. Ma noi non vogliamo naturalmente questo, e allora iniziamo direttamente però dandoci delle regole. E ahimè, gentili signore, egregi signori, amici delle api, in teoria dovremmo terminare i nostri lavori, il nostro divertimento, vogliamo che sia così, alle 12:30. Siamo in 5, anzi sono 5, ben 5 i relatori importanti, noiosissimi, no, questo lo giudicherete voi, e dopo ci devono essere anche le conclusioni del signor sindaco. Non so fare di meno peggio che assegnare, almeno in teoria, sapete come sono queste cose, 5 minuti a testa. La mia intenzione era anche di permettere alcune domande dal pubblico, temo che queste cose le dobbiamo lasciare a parte nei contatti personali fuori aula, oppure eventualmente, se i relatori e il tempo ce lo consentirà, di metterle in coda. Quando saremo arrivati al massimo vicini, prossimi al massimo termine assegnato ad ogni oratore, e cioè a 8 minuti, ne mancano 2, avranno questo segnale, mancano 2 minuti. Dopodiché, dato che io sono di origine tedesca, gli tolgo la parola. Quindi speriamo che sia anche divertente. Oltre a questi 10 minuti di tempo, avranno anche tutti gli oratori, il sindaco in particolare, un saluto musicale. E io comincio direttamente col dottor Pazzi, che voglio iniziare a salutare in questo modo. Il nome, a dire la verità, mi mette un po' in allarme. Aspetta un attimo, Ugo, ti mando questo saluto. È sufficientemente pazza questa musica? Allora andiamo avanti. Vai. Allora, buongiorno, io ringrazio innanzitutto l'amministrazione comunale di Monte Lupone, la rete di Res Marche, sono Ugo Pazzi, presidente di Slow Food Marche. Che cosa fa Slow Food? Chi siamo? Siamo alcune delle cose che ho riportato in questa prima slide, siamo varietà locali di frutta, di cereali, di tutto quello che è agricoltura declinata con il termine che poi diventa cibo. Abbiamo un'università di scienze gastronomiche e abbiamo un'attenzione particolare ai temi del paesaggio, ai temi dell'educazione, ai temi del, in generale della tutela della dignità del lavoro degli agricoltori. Non nasciamo come un'associazione che si occupa di agricoltura, a dire il vero siamo dei gastronomi, quindi ci occupiamo prima del cibo e poi però ci domandiamo anche sull'origine del cibo. A livello regionale siamo circa, speriamo di arrivare entro la fine dell'anno a mille iscritti, cosa che raggiungiamo se includiamo tutti gli agricoltori che sono presenti nella rete dei presidi Slow Food, tutti i ristoratori segnalati nelle varie guide, e gli albergatori, i produttori di birra, di vino e di altri prodotti di cui facciamo in qualche modo promozione o tutela e salvaguardia. Le attività di Slow Food Marche sono quelle che fa un po' il nazionale, sono per esempio l'educazione, abbiamo esperienze molto positive in alcune realtà educative, che sono i progetti degli orti in condotta, sono gli orti scolastici realizzati
qui a Macerata avete una rete eccellente, e saluto Paolo Luciani, che è il fiduciario della condotta di Corridonia, che insieme all'ex fiduciario hanno messo in piedi una rete di orti in condotta che raggruppa diverse scuole. Ultimamente è nata anche a Folignano, vicino a Scuola Epiceno, un altro orto in condotta. Sono circa 1000 famiglie interessate al progetto. Educhiamo i ragazzi, educhiamo gli insegnanti per arrivare poi alle famiglie. Educhiamo a che cosa? La stagionalità, il recupero di un maggior senso, riscoperta del senso dell'atto alimentare, cosa che si è persa a causa di molti cambiamenti che sono arrivati nella filiera agroalimentare, che hanno visto un po' perdere il ruolo, l'importanza del ruolo appunto dell'agricoltore. L'orto in condotta ha a che fare anche con la biodiversità, perché noi promuoviamo l'utilizzo di varietà locali all'interno dei nostri orti. Altre attività che svolge Soul Food Market sono alcuni eventi, distinti salumi a Cagli, che abbiamo ripreso quest'anno, formaggi Dottore Gualdo, Mosciolando Portonovo, la festa della Cicerchia, sono momenti, Tenera Ascoli della Scuola Piceno, Pane Nostrum a Sinigallia, sono momenti non grandissimi dal punto di vista dei numeri della partecipazione. Interessa ragionare a noi con le amministrazioni, con gli enti locali, con i GAL, con i parchi, con gli enti parco, per arrivare a una roadmap verso quelli che sono il nostro approccio alla qualità alimentare, le nostre modalità di approccio che coinvolgono gli agricoltori e hanno dall'altro lato la possibilità di avere una grande visibilità verso i consumatori. Sulla tutela della biodiversità abbiamo attualmente 6 presidi delle Marche e siamo un po' fermi da diversi anni su questo numero. L'ultimo presidio, il Mosciolo di Portonovo, è nato circa 10 anni fa. Abbiamo la Cicerchia di Serra dei Conti, l'Onzino di Fichi, la Melarosa dei Monti Sibillini, il Mosciolo di Portonovo, il Pecorino dei Monti Sibillini e il Salame di Fabriano. Tutti i progetti che nascono non dall'idea di mettere un marchio su un prodotto che deve essere semplicemente tipico. Ci siamo domandati qual è il significato di questo tipo di parola. E tipico significa che ha un legame profondo con il territorio e non facciamo aderire ai nostri presidi tutti i produttori o tutti i prodotti tipici, perché vogliamo in qualche modo fare dei progetti che hanno poi un'incidenza sul sistema microeconomico locale. Quindi ogni progetto di presidio ha in realtà una finalità. Mosciolo di Portonovo ha la tutela delle acque antistanti la baia di Portonovo, altri progetti hanno in realtà una semplice attinenza con il discorso della biodiversità, come la Cicerchia di Serra dei Conti o la Villa Rossa di Monte Sibillini. Abbiamo poi degli altri, una cosa importante, il presidio è un concetto che ormai è passato nel linguaggio comune, quindi credo che l'attività che abbiamo svolto come Slow Food sia stata efficace. Abbiamo cioè detto il presidio è il baluardo per una certa idea di qualità che non deve scendere a compromessi, non scende a compromessi con la politica, con le associazioni di produttori agricoli, con i sindacati agricoli, con nessuno. È un baluardo che stipuliamo, un accordo che stipuliamo con gli agricoltori e con i consumatori, perché ci impegniamo ovviamente con il nostro marchio alla tutela della biodiversità nei confronti dei consumatori. Abbiamo delle comunità del cibo, e questo discorso della comunità del cibo vedremo che poi rientra in uno dei progetti che vogliamo realizzare qui a Montelupone, e abbiamo 12 accordi, diciamo, con i 12 ristoratori. Non sono ristoratori di una fascia medio-bassa, sono ristoratori che in qualche modo hanno una grande visibilità, un grande seguito a livello di turisti e a livello di pubblico. Un'alleanza affinché questi presidi vengano utilizzati a livello dei loro menù, perché noi diciamo un prodotto tipico, ma poi qual è la storia? Che cosa succede dal momento in cui l'agricoltore ha terminato il suo prodotto, lo ha consegnato, a chi lo ha consegnato, come l'ha consegnato che fine fa quel prodotto poi realmente, come arriva alla tavola dei consumatori? Quindi ci siamo poi domandati non solo quali prodotti tutelare, ma come arrivare e con quali numeri, con quale modalità arrivare poi a un consumatore finale. Andrò molto veloce perché voglio semplicemente esprimere poi un'idea sulla tutela della biodiversità che abbiamo sviluppato nel corso degli anni. Questi sono, ad esempio, la Melarosa di Monti Sibillini, quindi sono mele regolari, piccole, che hanno però un grande legame con il territorio e hanno dei vantaggi da un punto di vista
anche di fabbisogno energetico nel momento della conservazione, che le rende speciali e sostenibili e comunque sia da valorizzare. Ecco, il discorso è questo, il discorso di un accordo che abbiamo fatto con l'Assam, tramite appunto Slow Food Market e Assam, hanno svolto insieme, è un accordo per arrivare all'idea di tutela della biodiversità che parte dal lavoro egregio svolto dall'Assam negli anni scorsi, con 75 accessioni sul sistema del, diciamo, su razze animali e vegetali che sono presenti nel territorio regionale. Noi abbiamo pensato di dare un contributo in più a questo lavoro svolto dall'Assam, che è egregio ma che riguarda solamente, attualmente solamente gli agricoltori, che sono gli agricoltori custodi. Noi crediamo che essere custodi di una varietà locale, di una razza, non debbano più essere solamente gli agricoltori. Cioè noi poniamo tutta la nostra esperienza, le nostre capacità di dare visibilità a questi prodotti, fornendo anche ristoratori dove questi prodotti possono essere consegnati. Quindi forniamo una possibilità, un ulteriore sviluppo al progetto della biodiversità svolto dall'Assam, che consentirà di creare delle vere e proprie comunità del cibo. Significa cioè delle comunità in cui, a fianco degli agricoltori, la loro posizione sarà rafforzata dal ruolo dei ristoratori, dal ruolo dei giornalisti enogastronomici, dal ruolo degli enti locali, GAL, alleanze locali, per creare e favorire i fattori di continuità che sono le cose che possono salvare il nostro tessuto economico. Criteri: varietà o razze locali strettamente connesse a uno specifico territorio, esistenza di un'efficace ricostruzione storica della memoria collettiva, dell'identità della comunità e del saper fare tradizionale. Esistenza di tre caratteri a livello organolettico: l'equilibrio, la territorialità e la complessità. Produzione limitata di prodotti. Esistenza di un gruppo di agricoltori, un'associazione, una cooperativa, qualsiasi realtà associativa, perché non andiamo a promuovere il prodotto di una singola azienda, quello sarebbe marketing, non andiamo a fare tutela della biodiversità, salvaguardia, che è un'operazione ovviamente differente. Io credo che ho finito, qui abbiamo un grande lavoro da fare in collaborazione con la condotta locale, con l'amministrazione comunale e con tutti coloro che vorranno darci una mano. Anche magari nel tema sul tema dell'apicoltura, ma soprattutto sul discorso del carciofo di Montelupone. Grazie.